buona domenica, ben ritrovati con TG Padova. Riepiloghiamo insieme a voi i principali fatti della settimana. Mi dice che non siamo assolutamente usciti dalla crisi, anzi, e che stiamo vivendo dei periodi di vera difficoltà. Crisi e povertà. Il bilancio di fine anno potrebbe sembrare una fotografia già vista, ma in realtà 2014 sembra chiudersi anche peggio rispetto agli anni precedenti. L'intera provincia di Padova soffre ora più che mai il peso di uno stallo economico che ora inizia a riversarsi anche sulle famiglie che fino ad ora erano rimaste in piedi. C'è un riverbero successivo riguardo alle famiglie nostre, locali, che prima non avvertivamo. Era più relativo a veramente chi viveva sotto la soglia di sussistenza. Invece adesso c'è il ceto medio che è intaccato dalla difficoltà economica. Prima avevamo una realtà di 70% delle mamme straniere, allora adesso invece sono ritornate le mamme italiane e abbiamo un 50-50. Nelle difficoltà anche l'arrivo di un neonato può mettere in crisi un sistema. L'allarme arriva dal centro aiuto alla vita. Ci sono mediamente 20 mamme al giorno che ci suonano il campanello e hanno richieste di diversa, la richiesta di pannolini, la richiesta del latte, la richiesta degli omogenizzati, le bollette da pagare. Per questo è necessario per la provincia unire le forze ed ecco lo scopo di iniziative come la raccolta dei pannolini o la colletta alimentare che possono davvero aiutare le persone in difficoltà. Bisogna mettere assieme tutte le forze, il privato sociale, le istituzioni pubbliche, fare una sinergia assieme per tentare di non lasciare nessuno a se stesso. Ho fatto la petizione per vedere se con tanta solidarietà alle spalle qualcosa di diverso veniva fuori. Avevamo incontrato Laura, una mamma coraggio, lo scorso 29 di maggio. Ci aveva raccontato della petizione da lei aperta su internet per riuscire ad ottenere che il figlio autistico grave potesse andare a scuola ed essere seguito tutti i giorni. Il problema è che i centri di formazione professionale sono della Regione Veneto e quindi il Ministero dell'Istruzione non ci mette l'insegnante di sostegno. Jacopo, dopo il rifiuto dell'Istituto Valle per mancanza di strutture adeguate, era stato iscritto al Centro di Formazione Professionale Francesco d'Assisi a Cadoneghe, che accoglie ragazzi svantaggiati. Ma in quella scuola l'ULS poteva coprire soltanto 15 ore di sostegno, dunque 3 giorni su 5. Pagare un educatore che, per poter far fare a Jacopo un percorso significativo, lo porta a Castelfranco, in provincia di Treviso, dove c'è una cooperativa. Una mamma che ha vinto la sua battaglia perché è riuscita a raccogliere più di 70.000 firme e a convincere dunque la struttura a costruire per Jacopo un progetto di lungo termine con l'inserimento al CEOD gli altri 2 giorni a settimana, così da poter garantire al figlio una vita normale 5 giorni su 5. Costa tantissimo, io mi sono non posso più continuare così perché non ce la faccio economicamente. Ora Jacopo frequenta la scuola Francesco d'Assisi 3 giorni a settimana e gli altri 2 giorni è al CEOD. Non mi prendere, sono minore. Ti puoi andare via. Sono bruciato tutto, andate fuori. Davanti al campo nomadi di via Bassetti i bambini rom si lanciano addosso ai passanti che cerchiamo di fermare per capire se possono aver visto o sentito qualcosa, se davvero il clima di tensione è così alle stelle qui in quartiere dopo l'incendio che qualcuno avrebbe appiccato ieri pomeriggio. Guarda, io guardo i fatti miei e non mi interessa quello che succede. Magari qualcuno sente la tensione come cosa politica per approfittare ogni volta. La comunità nomade di via Bassetti ha denunciato ieri di essere stata vittima di un atto intimidatorio. Qualcuno avrebbe dato alle fiamme questi oggetti ammassati qui a ridosso del campo, mentre soltanto la sera prima era stato dato alle fiamme un cassonetto dei rifiuti. Raccontano di aver visto un furgone bianco fermarsi seguito da una moto da cross pochi minuti prima dello scoppio del rogo. Noi siamo da 8 anni, mai non era un fuoco. Da adesso, come ha detto una ragazza, quando è arrivato il sindaco sempre nuovo, il sindaco Bidonci, solo danno fuoco che vuole mandarti via. Ci pagava le bollette, ci dava l'acqua, i bambini nominano l'ex sindaco Flavio Zanonato, con lui avevamo tutto, ora le cose sono cambiate. Poi il ragazzo come prima che era il sindaco, si è dato l'acqua, si è dato tutto questo. Pochi minuti dopo arrivano anche le mamme. Siete incerto che siete venuti a registrare?
Ci volete dare fuoco, noi non sappiamo perché. Noi siamo da 7 anni qua a Padova. Basta così. In tutto questo via Bassette è una discarica a cielo aperto, guardate qui che cosa c'è proprio fuori dal campo e non si sa di chi siano questi rifiuti. Il primo braccio di ferro tra comunità nomade e nuova giunta è stato la settimana scorsa, quando sono stati tagliati gli allacciamenti abusivi all'Enel, 5 qui in via Bassette, gli altri tra via Camanzoni, via Cascino e via Querini. Il tema, al di là dei fatti violenti che vanno sempre condannati, e il vero tema è un altro, il vero tema è che ci vuole legalità in andata e anche in ritorno, e ci vuole rispetto delle leggi, i nostri cittadini non possano accettare, e non mi riferisco al fatto specifico, che ci sia chi vive nella legalità e chi vive nell'illegalità. Cinquantaquattro profughi siriani sono arrivati nel cuore della notte in città. Si tratta di uomini, donne e bambini in fuga dalla guerra civile e dagli assalti dell'ISIS. Hanno passato l'intera giornata nel cortile della questura perché non volevano lasciare le proprie impronte digitali. Le norme europee sui richiedenti asilo infatti prevedono che la richiesta debba essere fatta nel paese in cui avviene l'identificazione. Se fossero identificati a Padova, dovrebbero attendere in un CIE che la loro domanda venga esaminata e accolta per poi ottenere il permesso di soggiorno. I profughi siriani invece molto spesso sono diretti nel nord Europa, dove hanno parenti o amici. Sono in corso le procedure di identificazione. Le procedure di identificazione sono atti dovuti ai quali non si può chiaramente derogare. Il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, che ha la responsabilità sullo smistamento dei nuovi arrivati, non lascia scampo a dubbi. È necessario seguire le procedure. Cuttaia poi replica così a Bitongi, che la scorsa settimana aveva detto di non volerlo incontrare. Mi dispiace, sindaco di Padova è libero di dire quello che vuole, noi stiamo attuando delle direttive. Le direttive ministeriali sono direttive che promanano da una intesa sottoscritta nel luglio scorso in sede di conferenza unificata dal governo, dalle regioni e dagli enti di rappresentanza dei comuni e delle province. Un articolato sistema fraudolento a danno dei creditori di numerose aziende padovane. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Padova in un'operazione che ha portato agli arresti dell'ex sindaco di Tombolo, Angelo Berno, e Giuseppe La Rocca, pregiudicato napoletano. Altri 7 sono denunciati e dovranno rispondere del reato di concorso in bancarotta fraudolenta. Un dottore commercialista e un pregiudicato napoletano che avevano organizzato un vero e proprio sistema per facilitare i fallimenti di aziende in temporanea difficoltà economica a danno dei creditori di queste aziende. In sostanza i due suggerivano agli imprenditori in momentanee difficoltà economiche di far fallire la propria azienda ma di continuare l'attività sotto una nuova insegna. Una pratica che era ormai conosciuta in Alta Padovana e che secondo l'indagine delle Fiamme Gialle ha riguardato per certo 3 società, una di Tombolo e 2 di Cadoneghe. Tutti imprenditori dell'Alta Padovana che avevano tramite il passaparola avuto notizia di un gruppo di persone che avrebbe facilitato la possibilità di liquidare in maniera illegale, illegittima le loro aziende per poter poi ripartire senza alcuna conseguenza in natura penale. Il tutto per un danno dei creditori di oltre 1 milione di euro in 2 anni. Per evitare conseguenze penali avrebbero trovato dei prestanomi ai quali intestare fittiziamente la società, uno di questi coinvolto suo malgrado con un furto d'identità. C'è stata una grossa collaborazione anche da parte dei curatori fallimentari di queste aziende e anche di persone che sono rimaste loro malgrado vittime di questa situazione, che si sono rivolte con fiducia alla Guardia di Finanza e ci hanno dato un grosso aiuto. Come me migliaia di persone che ad oggi si rendono conto che la priorità deve essere l'Italia e gli italiani. Enrico Pavanetto, ex assessore provinciale alla sicurezza, è pronto a manifestare contro la possibile costruzione di una tendopoli per accogliere i profughi. L'ha già fatto a Vigo d'Arzere quando si ipotizzava di portare i migranti nella vecchia caserma dell'esercito.
Non capisco perché dovremmo prenderci la responsabilità di raccogliere sulle nostre coste migliaia e migliaia di persone provenienti dall'Africa e dalle zone del terzo mondo, per poi non dargli questo tipo di dignità che comunque è data dal lavoro. Le strutture che fino a questo momento hanno ospitato i nuovi arrivati sono sature. Prima di Natale, come ha fatto sapere la prefettura di Venezia, in Veneto saranno trasferite altre centinaia di persone, ma la soluzione Tendopoli non sembra proprio convincere. È sbagliato proprio il sistema di accoglienza fatto in questo modo. Ricordiamo che vi sono famiglie italiane che purtroppo sono costrette a campare con 0 euro, con pochissimi euro dati da una finta solidarietà del sociale, che in teoria dovrebbe funzionare ma assolutamente in Italia non funziona. E andiamo a raccogliere persone provenienti dal terzo mondo costando circa 1000 euro al mese, beh, insomma, non è sostenibile. E ribadisco la non dignità della Tendopoli. Vuol dire che non sappiamo se il prossimo anno saremo nella stessa scuola a insegnare. Dal palco il racconto di un'insegnante precaria che cerca di spiegare alla figlia cosa significa il suo lavoro e perché non lo possa fare ogni anno nella stessa scuola. È solo una delle storie portate in piazza oggi per lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL. 6.000 lavoratori partiti dalla stazione arrivati in piazza Garibaldi per i comizi finali. Uno sciopero per dire no alle politiche del lavoro del governo Renzi. Che il Job Act non va bene, che vanno cambiate queste norme, queste disposizioni, che non è dando la libertà di licenziamento alle imprese che fa ripartire l'economia. Il sindacato serve, dicono dal palco, non sarà un uomo solo al comando a risollevare la nazione. I lavoratori scesi in piazza vogliono farsi sentire e avere voce in capitolo nelle riforme. Il nostro mestiere è quello di contrattare. Apri il tavolo sul rinnovo del contratto nazionale. Aprilo subito! I dati diffusi dalle sigle sindacali parlano di una forte adesione da parte del settore privato rispetto ai dipendenti pubblici. In piazza mancavano anche gli iscritti alla CISL, che non ha aderito allo sciopero generale indetto dalla segretaria Camusso. Una piazza di proposta e non solo di protesta, una piazza dove chiede di essere riconosciuti come agenti contrattuali per il pubblico impiego, per il settore del privato. Credo che sia una piazza che merita tutto il rispetto, anche di chi non c'è. Contribuire allo sviluppo del paese, questo vogliono i sindacati, portando più soldi in tasca anche ai pensionati, estendendo anche a loro il bonus degli 80 euro. Quel posto lo prendiamo! Tutta la zona industriale è bloccata dai lavoratori, dagli studenti e da tutti i ribelli rivoltosi di questa città. Anche oggi a Padova siamo scesi in piazza in un corteo diviso e separato da quello dei sindacati della CGIL, perché la concertazione di quei sindacati a noi non interessa, la nostra lotta è quella per il futuro. Il corteo, circa 600 manifestanti secondo gli organizzatori, arriva all'incrocio della Stanga poco dopo le 10:30, traffico fermo, lavoratori dell'ADL Cobas, centri sociali e studenti bloccano uno dei punti nevralgici della città per circa mezz'ora. Una modifica dello Statuto dei diritti dei lavoratori che è di una gravità inaudita, perché cancellare l'articolo 18 è una dichiarazione vera e propria di guerra contro i lavoratori. Quando si tolgono i diritti di questa portata, tutta la società risulta meno libera. Manifestano contro il governo Renzi, contro il Jobs Act, contro la cancellazione dell'articolo 18, contro l'Europa delle banche e dell'austerità. Noi a questo non ci stiamo, noi crediamo come giovani, come studenti, come precari, di avere ancora tanto da dire, tanto da fare per costruirci un futuro migliore di quello che ci stanno mostrando, ed è per questo che siamo oggi in piazza. Intanto Padova guarda, qualcuno critica mentre il corteo riprende la strada verso il Portello. Qua nessuno scontro con le forze dell'ordine, niente di ciò che si è visto il 14 novembre. Qualche momento di tensione si è registrato a piazzale Ponte Corvo, dove manifestano gli attivisti del centro sociale Gramigna. Lo sciopero è poi proseguito nel pomeriggio a Mestrino di fronte ai magazzini Aspiag. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.